Signori, buonasera. Hanno appena annullato il gol a Paulino Dybala e quindi possiamo già iniziare questo video dando un attimino un'occhiata al Valencia che sta facendo perché non lo so, 2-1, mancano 10 secondi pure di qua, l'ultima occasione, vabbè, dovrebbero farne 2 in 10 secondi, non si possono fare due gol, vabbè, è finita pure questa. Quindi oggi risultati clamorosi di questa giornata che spiegano quanto le squadre avevano voglia di giocare questo turno. Il Real Madrid ha perso in casa, la Roma ha perso col Vittoria Pilsen, la Juventus ha perso in Svizzera e il Manchester United ha perso in Spagna. Vabbè, diciamo che forse lo United di Spagna ci poteva anche stare come risultato perché comunque il Valencia si è dimostrato una buona squadretta e lo United onestamente non è che abbia convinto più di tanto. Una squadra che gioca gli ultimi 5 minuti su 90 non è proprio il massimo del... Però diciamo che la partita della Juve nello specifico non è stata una partita proprio malvagia, che comunque stanno ancora giocando 4 minuti e 20, ultimo calcio d'angolo, ma comunque secondo me possono andare avanti fino a domani tra gol annullati, rigori negati, ma soprattutto, ma lasciamo stare queste cazzate, ma soprattutto ragazzi le occasioni mancate. Ronaldo stasera, mamma mia, è sembrato un pochettino quel Ronaldo che tutti, pure Emre Can alla fine, quel Ronaldo che tutti pensavano in estate, no, un po' spocchioso, che si metteva a fare solo colpi di tacco, un po' superficiale, ecco, che poi ci ha avuto anche la buona intenzione, però mamma mia, poi quando ci ha provato che ha fatto il serio, palo, che ho fatto uno stacco in elevazione bellissimo, palo. E quindi onestamente, se proprio proprio la sfiga si deve concentrare, che si concentri tutta stasera, dove la partita che non serve a un cazzo, la Juventus ha fatto i suoi 12 punti, che non sono pochi. Ha vinto una partita difficilissima, inizio girone in terra di Spagna, in 10 uomini, ricordiamoci a Valencia, ha vinto all'Old Trafford contro il Manchester, poi ha vinto con lo Young Boys, lì c'è, dove era la partita facile da centrare, l'ha centrata, e ha vinto in casa col Valencia dove aveva bisogno di quei 3 punti assolutamente e l'ha centrata. Dopodiché, come sapete, c'è stata quella sconfitta clamorosa con lo United per gli ultimi 5 minuti e stasera, onestamente, cioè, fa niente, sti cazzi. Comunque la Juventus il suo bel girone l'ha fatto. È un campo molto difficile, un sintetico obbrobrioso. Onestamente, io da tifoso della Juve Stabile posso dire che il sintetico di Castellammare di Stabile, Romeo Menti, ha un terreno di gioco bellissimo, visto anche dal vivo, proprio bello, cioè verde, sapete quel verde glorioso lì? Mamma mia, stasera faceva proprio schifo questo terreno di gioco così, però piene di sabbia, tra l'altro. Fortunatamente ce ne siamo cavati con un solo infortunato, Cuadrado, ma stasera veramente rischiavamo di brutto perché... E quindi niente, non è una partita tanto importante, è un risultato che, onestamente, vi confesso, soprattutto vista la sconfitta dello United, non me ne frega praticamente una bena vada minchia, cioè mentre guardavo la partita cazzeggiavo col cellulare, e qui, bello, cercavo il cellulare sul divano per dire avevo il cellulare in mano, ce l'ho in mano il cellulare in questo momento, vabbè, lasciamo stare, l'unica cosa da fare adesso è andare a dormire, noi ci vediamo, e beh, domani pensavo di fare una live, vi faccio sapere ovviamente sulla pagina Facebook, perché domani dovrebbe uscire il capitolo. Non esce e quindi tanto vale, parliamo un po' così di one piece. Detto questo, comunque, o domani o venerdì, mo vediamo. Ci vediamo, buonanotte, mi raccomando, fate i bravi. Ah, un'ultima piccola cosa, complimenti a Paulino Dybala per il bellissimo gol e anche quello lì negato che è comunque un ottimo gesto tecnico. E ultima piccola chicca, secondo voi, tra Young Boys e Borussia Dortmund che hanno gli stessi colori giallo e nero, qual è la società di calcio più antica? Tra Young Boys e Borussia Dortmund, se avete risposto Young Boys, avete risposto bene. Lo Young Boys è del 1898, il Borussia Dortmund del 1909. E quindi, delle volte, balla a vedere cazzate così di fine giornata. Buonanotte a tutti, ciao ragazzi.